Allora, buonasera a tutti. È l'inaugurazione della nuova serie del Grand Round, quindi scuserete questo piccolo ritardo, ma insomma, come in tutte le cose, diciamo, nuove, c'è sempre qualche imprevisto. Intanto vi ringrazio, faccio una brevissima presentazione. Da qualche mese avevamo discusso con il presidente della diciamo, opportunità di ricominciare questi appuntamenti che si erano interrotti con il Covid e che tutti sentiamo il bisogno di ricominciare a fare. Appuntamenti che, come in precedenza, saranno monotematici, saranno, si augura, ci auguriamo, diciamo, molto partecipati, ma a differenza che nel passato, considerate le difficoltà storiche che abbiamo sempre avuto a raccogliere molte persone, date le necessità, diciamo, assistenziali che ci impediscono spesso di essere in presenza. A differenza del passato, dicevo, questa nuova edizione, prevede la registrazione delle relazioni, sia audio che video, e soprattutto la sincronizzazione della registrazione audio-video con le slide, che poi saranno messe online nel sito della Fondazione e saranno messe a disposizione, fruibili gratuitamente da chiunque, quindi anche non solo dai medici della Fondazione che non hanno potuto presenziare, ma anche dai medici del territorio, dai medici. E questo ritengo che sia un qualche cosa di molto importante nell'ottica della, diciamo, per esempio, continuità assistenziale ospedale territorio, della necessità di promuovere la interdisciplinarità delle cure, insomma, tutte quelle cose per le quali ci siamo sempre impegnati e che hanno alla fine costituito forse la caratteristica più bella e più diciamo, significativa del nostro lavoro in questo ospedale. Quindi queste relazioni saranno un modo per promuovere questa appunto collaborazione tra i medici, quali che siano i ruoli che essi ricoprono nel percorso assistenziale, e saranno anche un modo per consentire a tutti quelli che non sono in condizione proprio di essere presenti alla relazione di poter fare comunque tesoro di quello che si dice. Questa è la mia presentazione. Vedo con piacere che il Presidente ci ha raggiunto e quindi è l'occasione per dare al Presidente. Siediti qua, così vieni No, ripreso. sarò brevissimo, non voglio fare perdervi tempo perché intanto solo Tommaso poteva portare questo numero di persone, il 24, prima del 25 aprile di pomeriggio, prefestivo, quindi vuol dire che c'è molto interesse. Ma che devo dire, non ho nulla da aggiungere perché ho compreso che già lui ha presentato un po' la progettualità di questa iniziativa, che è una progettualità importante. L'ho detto quando abbiamo avuto la riunione con i cardiologi, mi piace oggi il ruolo che sta occupando, lo spazio che sta occupando Tommaso, perché abbiamo bisogno di figure di riferimento per cercare di sollecitare un po' la curiosità, il confronto, ed è il sale un po' della crescita dell'istituto. In un momento così bello per la fondazione, questa iniziativa mi rende, come dire, mi fa piacere, ecco, e se mi conferma la qualità delle persone che vivono questo istituto e che se danno come dire, il loro contributo alla crescita dell'istituto. Quindi non ho poco da aggiungere se non di augurarvi buon lavoro. Questa è un'iniziativa, secondo me, veramente ci darà a tutti la possibilità anche di essere protagonisti di spazi. Ho accettato anche l'invito che mi ha dato velocemente Tommaso dopo la mia relazione di poter fare anch'io una mia, come dire, una relazione con degli argomenti che secondo me non sono solo di competenza manageriale, ma portarvi un po' la mia esperienza in questo sistema così complesso, così complicato, ma nello stesso tempo affascinante perché i cambiamenti sono un continuo e sono le sfide che dobbiamo vivere in sanità. E voi, secondo me,
dovete cercare anche di essere consapevoli di tutto quello che sta succedendo. Darò anche la mia disponibilità per le mie relazioni che ho nel panorama nazionale, perché ho già individuato una figura con cui ne ho parlato, per, piuttosto che venire solo io a farlo, lo vorrei fare insieme a questa persona che è una figura importante nel panorama manageriale italiano, e quindi fare una sessione dedicata proprio al sistema sanitario nazionale. Per cui secondo me è questa la strada che dobbiamo percorrere, dare tutti noi, ognuno nel proprio ruolo, un contributo per la crescita dell'azienda. Iniziamo molto bene con il nostro dottore Cadelo, che è il nostro alfiere in questo settore dell'infection control, e quindi le sue esperienze oggi sono convinto che sarà molto apprezzata la relazione. Io vi devo lasciare perché, come sempre, arrivano le convocazioni in assessorato e devo andare lì, però, come vi ha detto lui, io me la rivedrò online, perché sarà questa relazione si può vedere, rivedere come vogliamo, e questa secondo me è l'idea che ha avuto importante Tommaso, perché poi alla fine sarà una possibilità nuova che non avevamo, di aggiornamento un po' per tutti. Grazie, buon 25 aprile allora, e buon weekend per tutti. Allora, iniziamo questi grand round con la prima relazione, che sarà fatta dal dottore Cadelo, che non ha bisogno di presentazioni, è un super esperto di malattie infettive. È un qualche cosa di cui già anche nel recente passato ci ha parlato in varie, e quindi questo penso che sarà un po' una sintesi di tutto quello che già in parte ci ha detto nelle occasioni precedenti. Sono previsti dei discussant che sono altrettanto autorevoli: il dottore Mazzola, il dottore Cirrito, il dottore Renda, ma naturalmente sarà una discussione aperta a tutti quelli che avranno voglia e bisogno di intervenire. Grazie, e a te la parola, Marcello. Grazie. Buongiorno a tutti. Allora, io intanto ovviamente ringrazio Tommaso intanto per l'idea che ha avuto di ripristinare questi incontri, e la governance, il direttore sanitario, il presidente, per averci dato la possibilità di riprendere questo percorso. Sicuramente chi di voi è da tanto tempo in azienda, io sono qua da 15 anni, ricorderà i vecchi grand round che noi facevamo, e speriamo in questo nuovo format di riproporre questi incontri in maniera ancora più evoluta, più in modalità migliorata rispetto agli anni precedenti. In questo senso io oggi sono un pochettino più sfigatino, perché sono il primo, di solito la prima puntata è sempre l'episodio pilota, no? E quindi noi ci aspettiamo che, magari andando avanti con i successivi incontri, il format verrà progressivamente rodato, e quindi andremo via via progressivamente meglio. Oggi chiaramente siamo in una fase sperimentale, speriamo bene. Per quanto riguarda il tema di oggi, che è quello dell'endocardite, come vi ha detto Tommaso, allora l'argomento è ponderoso, per cui il principio che io ho cercato di seguire è quello di fornire principalmente delle indicazioni e delle informazioni che possono essere utili soprattutto a chi fa pratica clinica nei nostri reparti, basandomi su quello che io traggo dalle varie osservazioni che faccio. Come sapete, io giro un po' tutti i reparti, e quindi ho modo tutti i giorni di confrontarmi con i colleghi e con le realtà assistenziali e con i casi che noi abbiamo nei reparti.
Per cui spesso mi trovo di fronte a quesiti, a dubbi, a perplessità o a alcuni approcci che magari vanno un attimino rivisti, molti dei quali sono comuni, cioè spesso alcune richieste o alcune aree di incertezza sono comuni tra più colleghi e in più reparti. Quindi, traendo spunto da queste osservazioni, ho cercato di regolarmi di conseguenza per potervi fornire delle informazioni utili, dando un taglio pratico, visto, diciamo, il peso specifico dell'argomento, che rischia eventualmente, se no, di annoiare. Come vedete qua dalla prima slide, l'endocardite è un problema. Il buon Osler, che nel 1885 aveva descritto i primi preparati anatomici, lo diceva. Ora, nell'ambito della trattazione, io mi soffermerò su quattro topic in particolare, che vedete, su quattro punti. Uno che riguarda la profilassi, che è un argomento su quale spesso vedo che le indicazioni non sempre sono chiare. Sul trattamento, un altro punto sarà quello dell'endocarditi su dispositivi impiantabili, che è un altro problema, e sul management iniziale. Vi faccio un breve cappello introduttivo, giusto per alleggerire un po'. Appunto, il buon Osler diceva che l'endocardite spesso pone problemi insormontabili. Perché? Intanto perché è una malattia proteiforme nelle sue manifestazioni cliniche. Abbiamo segni e sintomi, ne possiamo avere un'infinità. Qua vi ho portato un esempio di manifestazioni rare di endocardite, per esempio una forma che si presenta con stato confusionale, dolore articolare, artrite, un altro con epistassi, porpora, turbe del visus, cioè possiamo veramente trovare di tutto. Quindi veramente possiamo dire che l'endocardite è una, ma le patologie sono molte, che partono tutte dal cuore. A fronte di questo, la difficoltà dove sta? Mentre noi abbiamo un quadro clinico che può essere veramente proteiforme, dall'altro le evidenze che noi abbiamo dalla letteratura non sempre sono Bibbia, non sempre riescono a essere affidabili al 100%, intanto perché derivano prevalentemente da studi osservazionali, spesso retrospettivi, molti dei quali sono basati su registri, e i registri da un lato aumentano la potenza del campionamento, perché ovviamente sono fatti su più pazienti, dall'altro però sono più a rischio di bias, e inoltre sono carenti di trial clinici randomizzati. In più, io ho aggiunto di mio che a volte le evidenze possono anche essere orientate. C'era venerdì al congresso vostro, il dottore Latini fece un'osservazione sulle linee guida, dicendo che spesso sono delle cose fatte da gruppi di esperti che poi sono opinion leader nel loro settore, ma che non sempre il riscontro nella pratica clinica può essere coerente. E infatti non sempre gli esperti le seguono. Questo è un lavoro gli autori mettono in evidenza come gli stessi esperti in materia non sempre seguono le linee guida. Questo è un lavoro fatto con delle osservazioni nei reparti, con delle checklist e con delle interviste, dove gli stessi esperti dichiarano che non sempre si allineano a quello che ci dicono le linee guida. Inoltre c'è un gap fra quello che noi troviamo nei trials clinici è quello che abbiamo nel real world. C'era un mio vecchio insegnante di reumatologia che diceva che i pazienti che vengono arruolati nei trials clinici sono un po' come le modelle di Armani, no? Sono perfette, quindi il vestito li taglia benissimo. Appena però noi ci spostiamo nella pratica clinica, quel vestito che sta bene alla modella di Armani può non andare bene per chi invece lo va a comprare in negozio. E qui vedete proprio come spesso i criteri di inclusione nei trial clinici di fatto scartano
un sacco di pazienti che poi in realtà noi nei nostri reparti troviamo e sui quali non abbiamo evidenze perché nei trial clinici non sono inclusi. E questo è il gap di cui parla questo lavoro. Concluderei questo cappello introduttivo dicendovi che l'endocardite può essere definita, come ci dice Cahill in questa review su JACC, che è una delle più complete in materia, l'endocardite infettiva is an old problem in a new guise, cioè è un vecchio problema in una nuova forma. E mi piace molto farvi vedere questa immagine in cui il medico che aveva curato il compositore Gustav Mahler, che morì di endocardite infettiva, mostrava alla moglie quasi con entusiasmo come non aveva mai visto nell'esame autoptico una tale quantità di streptococchi in questo meraviglioso stato di sviluppo, quasi come alghe del mare. Quindi noi in realtà abbiamo una vecchia endocardite, che era questa con gli streptococchi, questa che colpiva i giovani o giovani adulti, spesso conseguente alla malattia reumatica, e una nuova endocardite che invece è quella che vedete nella parte destra. Oggi noi abbiamo pazienti immunodepressi, pazienti che fanno farmaci immunomodulatori, pazienti che fanno chemioterapia, abbiamo portatori di protesi meccaniche, abbiamo delle forme associate alla assistenza sanitaria, l'eziologia è cambiata, i stafilococchi adesso prevalgono, per cui alla fine le problematiche sono molto differenti e di fatto appare paradigmatica questa affermazione fatta da questo gruppo collaborativo, che ci dice che nonostante i progressi che noi abbiamo avuto nel secolo passato nella diagnosi, nella terapia medica, nel trattamento chirurgico, sostanzialmente negli ultimi 25 anni non è che le cose in termini di mortalità siano cambiate più di tanto, a testimonianza proprio dell'entità e della difficoltà del problema. Fatta questo preambulum, entriamo nel vivo e questi sono i quattro topics di cui brevemente vorrei parlarvi. Iniziando dalla profilassi. Perché dalla profilassi? Perché spesso mi sono imbattuto in delle incongruenze o comunque degli aspetti non chiari in merito, soprattutto devo dire nei colleghi di una generazione un po' più indietro alla nostra. Allora, il problema della profilassi qual è? In questa slide voi vedete la bilancia, cioè da un lato profilassi, dall'altro antimicrobico resistenza, perché noi sappiamo che qualsiasi trattamento antibiotico ha un costo in termini di tossicità e un costo in termini di sviluppo di resistenze. Ora, il determinante principale è quali pazienti profilassare. Tante volte, per esempio, non so se a voi è capitato di vedere il paziente col prolasso alla mitrale che deve fare una cistoscopia o deve fare una colonscopia perché c'è il prolasso alla mitrale, si consiglia profilassi per endocardite infettiva. In realtà le evidenze sono molto più stringenti in materia e si incentrano sul concetto di rischio. Cioè, il paziente da profilassare per endocardite infettiva è, da evidenze di letteratura, il paziente ad alto rischio. E qual è il paziente ad alto rischio? Il paziente ad alto rischio non è quello che ha il prolasso alla mitrale e che deve fare la colonoscopia o la cistoscopia. Quello che definisce il rischio è, intanto, la procedura. Cosa deve fare il paziente? E contemporaneamente la tipologia di paziente. Fra le procedure in linea generale, le procedure più a rischio in letteratura, come voi sapete, sono le procedure a livello del cavo orale, cioè tutto quello che riguarda denti, gengive, parodontopatie, eccetera. Queste sono a rischio perché la batteriemia è molto, molto frequente. Ma questo che significa? Che tutti quelli che hanno il prolasso mitrale e vanno dal dentista, o hanno l'insufficienza aortica e vanno dal dentista e devono fare la profilassi? No,
Perché? Perché non ci serve, è inutile e ci prendiamo tutti i problemi di tossicità senza ottenere un beneficio. Queste che vedete qua, anche se sono piccole, diciamo sono le ultime linee guida, quelle indicazioni che riportano. Allora, sostanzialmente, la procedura a rischio principale sono tutte le manovre sul cavo orale. Quali sono i pazienti a rischio? Sono poche categorie. Intanto sono a rischio tutti i pazienti che hanno materiali estranei nel cuore, quindi tutti i portatori di device, tutti quelli che hanno protesi valvolari, biologiche o meccaniche, portatori di dispositivi in generale. Quando tu hai materiali estranei dentro, allora sei a rischio. Il secondo gruppo a rischio sono tutti i pazienti che hanno cardiopatie congenite. Terzo gruppo di rischio è ovviamente chi ha già avuto un'endocardite infettiva, quello che già l'ha avuta è altro paziente a rischio. Fra le altre condizioni di rischio abbiamo i pazienti che hanno i trapiantati, esattamente, il paziente trapiantato. Allora, laddove c'è, non entro nel merito dei device, laddove c'è materiale sintetico, materiale estraneo, questi sono tutti a rischio. Pregresse endocardite sono a rischio, cardiopatie congenite sono a rischio, i trapiantati sono a rischio. L'ultimo punto ci dice che la profilassi antibiotica non è raccomandata per gli altri pazienti che sono a basso rischio. Quindi, se non abbiamo queste condizioni, tecnicamente la profilassi non è indicata. Dall'altra parte, un'altra raccomandazione, che è l'ultima che vedete, ci dice che la profilassi antibiotica sistemica può essere considerata per pazienti ad alto rischio, sempre ad alto rischio, quindi sempre questi qua sono, che fanno procedure invasive sul tratto gastrointestinale, genitourinario o respiratorio. Quindi un paziente c'è una valvola meccanica che deve fare una coloscopia o una cistoscopia, possiamo considerare di fargli la profilassi all'endocardite. Su questa cosa si è discusso un sacco. Questo è un documento del NICE che è uscito nel 2015, in cui gli inglesi, che sono sempre molto attenti al risparmio, condussero una campagna ad oltranza per la riduzione della profilassi negli studi dentistici per i pazienti con endocardite infettiva, e ottennero nell'arco di pochi anni il 75% di riduzioni di prescrizioni antibiotiche prima di sottoporsi a cure dentarie. L'argomento è spinoso, perché sapete cosa è successo quando loro ottennero una riduzione del 75% di prescrizioni antibiotiche profilattiche? Che aumentarono le endocarditi. Allora, vi dico qual è il mio pensiero personale. Tanti anni fa ho fatto una relazione, una sezione regionale della Società Italiana di Medicina Interna, dove facevo vedere questa slide. E in questo editoriale gli autori ti dicono back from the brink, cioè tieniti lontano dal ciglio, cioè stai distante dal pericolo, a evidenziare che comunque quando sei incerto è sempre meglio avere cautela. A distanza di anni, oggi che mi occupo più di antimicrobico resistenza, invece sono di un'idea diversa. Perché? Perché ho maturato la convinzione che quello che noi facciamo deve sempre portare a un esito, e certe volte questo esito non c'è. Se noi facciamo profilassi prolungate o profilassi inappropriate, non otteniamo niente. Cioè, perché il paziente col prolasso della mitrale che va dal dentista non deve fare la profilassi? Perché anche se gliela fai, il rischio non cambia, è sempre lo stesso, e quindi gli dai un antibiotico inutile. E per concludere questo topic, vi faccio vedere questa consulenza cardiologica bellissima che ho preso da un altro centro, dove il collega che deve valutare una profilassi antibiotica in un paziente che deve essere sottoposto a una procedura dentaria, scrive: nel caso in cui la profilassi sia preferita, deve essere effettuata in singola dose, e consiglia quello da fare.
controindicato l'uso prolungato di antibiotici nei giorni successivi alla procedura, in quanto ampiamente dimostrato che i rischi della somministrazione superano i benefici per implicazioni riguardo allo sviluppo di antibiotico resistenza. Che significa? Quante volte vediamo anche in profilassi perioperatoria continuare la terapia per 3 giorni, 5 giorni, una settimana? Questo non ha senso, perché la profilassi, che noi la facciamo one shot o la facciamo per 5 giorni, non cambia di una virgola il rischio di soggiacere all'infezione. Secondo topic, il management iniziale. Vi faccio vedere questi due casi. Paziente senza fattori di rischio, febbre e dolori articolari, terapia antibiotica con ceftriaxone inefficace, fa un transtoracico, vegetazione valvolare aortica, stabile emodinamica, 12.000 bianchi, PCR 48, esame obiettivo nella norma. Qua ci sono i colleghi della medicina, della cardiologia, e io chiedo: in questo paziente voi fareste le emocolture prima di cominciare il trattamento antibiotico? E iniziate l'antibiotico immediatamente o attendete l'esito delle colture? Altra cosa su cui noi ci troviamo sempre a discutere. Aspettate l'esito, ok. Secondo caso, adesso vado, paziente tossicodipendente, ricoverato per sospetta tubercolosi per riscontro di lesioni polmonari scalate multiple, transtoracico, endocardite su tricuspide con lesione di corda tendinea, emodinamica stabile, durante la degenza fa una sincope in PS. Siamo obiettivo nella norma, stessa domanda, come vi comportate? Ok, quindi terapia antibiotica empirica prima dell'esito delle colture. Ok, allora sostanzialmente questo ve lo pongo perché è un argomento su cui abbiamo discusso tante volte. Perché? Perché l'esito delle colture intanto noi in genere lo abbiamo entro 48-72 ore, ok? E le linee guida sulla terapia dell'endocardite infettiva sono sempre state per patogeno. Cioè le linee guida ti dicono... per enterococco, per stafilococco, per streptococco. Quindi se tu non conosci l'agente eziologico, che terapia fai? Devi agire empiricamente, non puoi seguire le linee guida. Quindi l'idea è quella di iniziare la terapia quando si ha un riscontro microbiologico, a meno ovviamente di casi come questo, che sono dei casi in cui sono acuti e tu cominci subito e eventualmente poi cambi dopo che ottieni i riscontri. A proposito delle emocolture, questo lavoro è la conferma a quanto vi dico. Ottenere le colture durante la terapia antibiotica è associato a una significativa perdita di rilevamento del patogeno. Cioè, se noi cominciamo l'antibiotico e non abbiamo fatto le emocolture, diventa più difficile beccare il patogeno. Allora perché nell'endocardite spesso, se il paziente ce lo permette, io dico di aspettare quelle 48-72 ore? Perché? Perché se per caso la prima emocoltura fatta in pronto soccorso per ragioni X non dà un esito e noi cominciamo l'antibiotico, diventa tutto più complicato, perché quell'antibiotico che abbiamo cominciato ci riduce il burden microbico e ci negativizza le emocolture e noi non sappiamo più che terapia fare. Quindi c'è questa correlazione negativa fra l'uso precedente di antibiotico e le emocolture positive. Cosa dicono le linee guida? Allora, qua vi faccio notare un piccolo cambiamento. Nel 2015 le linee guida ESC proponevano dei regimi antibiotici empirici, però li proponevano, come vedete qua, in acute severe ill patients, cioè in pazienti acuti con malattia severa. Questo cosa significava? Significava quello che dico io, in linea generale, aspettate, la terapia empirica, questo non è un protocollo di terapia empirica per i pazienti che non hanno nulla alle emocolture, è un protocollo di terapia empirica per i pazienti critici, in attesa delle emocolture. Oggi le ultime linee guida, quelle del 2023, sono un pochino più conservative, scrivono raccomandazioni per i regimi di terapia antibiotica empirica per l'endocardite infettiva, hanno tolto critical ill, quindi contemplano la possibilità che tu faccia una terapia empirica
anche se il paziente non è critico. Ovviamente le linee guida vanno sapute leggere, comunque questo è sempre riferito alle fasi iniziali di malattia, non è da intendere come terapia empirica perché io non riesco a ottenere niente, cioè nell'endocardite è fortemente raccomandato perseguire la diagnosi eziologica e non ci dobbiamo rinunciare facilmente. Per cui le emocolture sono sempre necessarie e sempre prima di iniziare la terapia antibiotica. Sul timing delle emocolture c'è il discorso della febbre, no? Questa è un'altra domanda che viene fatta in maniera ricorrente. Aspetto la puntata febbrile, emocolture più di 38, queste sono cose vecchie e noi ce le possiamo dimenticare. Questi lavori ci dicono che la percentuale di positività di emocolture non correla col picco febbrile. Per cui, siccome nell'endocardite infettiva la batteriemia quasi sempre è continua, pure che il paziente non è febbrile, facciamo le emocolture, abbiamo la stessa probabilità di averle positive. Vi ho messo pure, visto che parliamo di emocolture, il grafico di interpretazione della time to positivity. Voi lo fate nei vostri reparti? Ok, quindi lo sapete interpretare, cioè il concetto qual è? Quando noi abbiamo una emocoltura positiva in un soggetto portatore da CVC, oggi noi abbiamo la possibilità di fare le colture e di valutare la differenza fra il tempo di positivizzazione tra l'emocoltura presa da una vena periferica e l'emocoltura fatta dal CVC. Se questo tempo supera le 2 ore, cioè se il CVC positivizza almeno 2 ore prima rispetto all'emocoltura periferica, il CVC è infetto e noi lo dobbiamo togliere. Se invece questo tempo è ridotto, cioè se positivizzano per esempio quasi contemporaneamente o a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro, allora il CVC noi lo possiamo lasciare, evitiamo una rimozione inutile perché abbiamo intercettato una batteriemia circolante dal CVC. Emocolture negative, perché possono essere negative? Intanto perché abbiamo usato antibiotici e quindi abbiamo distrutto tutto e non troviamo più niente e non sappiamo che terapia fare. Un'altra causa di emocolture negative è perché possiamo avere microrganismi un po' particolari, per esempio ACEC, roba che non cresce facilmente nei normali terreni di coltura, oppure perché possiamo avere una endocardite batterica, quindi non un'infezione, si pensi per esempio a alcune patologie immunomediate in cui hai le vegetazioni sterili. In linea generale, se la strategia diagnostica è condotta correttamente ed è multimodale, in oltre il 75% dei casi noi riusciamo ad addivenire a una diagnosi eziologica. Se non otteniamo colture positive in 5-7 giorni, dobbiamo andare a cercare altre cause, dobbiamo eseguire test sierologici per coxiella, bartonella, brucella, tutte le altre cose, e cercare germi ACEC anche con tecniche di biologia molecolare. Alla fine considerate che le endocarditi con germi non ACEC, gram negativi eccetera, sono molto poche, attorno al 3-4%, e qui l'unico concetto che vorrei dirvi è questo, di evitare una confusione semantica. Endocardite a emocoltura negativa nei testi è l'emocoltura in realtà che è una diagnosi eziologica ce l'ha ed è quella dovuta a questi germi particolari. Quindi una endocardite a eziologia da coxiella Burnetti si definisce endocardite a emocoltura negativa. Non è l'endocardite perché tu non trovi niente e non riesci a fare una diagnosi eziologica. Quindi nel complesso noi possiamo distinguere da un punto di vista diagnostico emocolture positive, diagnosi fatta, endocardite e emocoltura negativa, che è quella dove noi facciamo lo stesso a diagnosi eziologica con altre metodiche, e poi quella piccola nicchia invece in cui non ci cresce niente e ovviamente dobbiamo agire alla cieca. Topic trattamento. Allora, sulla terapia, soprattutto per i colleghi cardiologi, non voglio dirvi molto, faccio solo alcune osservazioni, perché allora in realtà per la terapia ci sono le linee guida, quindi il primo suggerimento è vi stampate le linee guida, vi tagliate le pagine dove ci sono patogeno per patogeno le indicazioni terapeutiche, ve le appendete in reparto e potete seguire tranquillamente quelle, vedete ci sono tutte, eh? Stafilococco aureo, stafilococco medicina resistente, enterococchi, qua ci sono quelle per le endocarditi e emocolture negative, cioè nelle linee guida ESC 2023 voi trovate tutti i protocolli terapeutici.
Quindi io vi faccio solo qualche piccola aggiunta su alcuni particolari terapeutici che voi non trovate ovviamente nelle linee guida, che possono essere utili e sui quali ci possiamo confrontare. Per esempio, questo è sul quibus se associare vancomicina a un beta-lattamico o meno. Perché? Perché ci sono delle evidenze che ci dicono che l'associazione di un beta-lattamico alla vancomicina migliorerebbe l'outcome dei pazienti. Quindi lì, anche se la linea guida ti dice vancomicina sola, in alcuni casi, è utile sapere che l'associazione può aggiungerci qualcosa in più. Sulla vancomicina vi do una pillola di ordine clinico-pratico. Stai parlando di empirico o quando c'è emocoltura? Empirico? Niente. Emocoltura. Ok, queste considerazioni adesso noi siamo in terapia mirata, non più empirica. In empirico la vanco, se sospetti che possa esserci un'endocardite stafilococca, lo puoi fare, ma anche per la terapia empirica ci sono dei protocolli nelle linee guida. Basta seguire quelli nel paziente critico. Una pillola sulla vancomicina, perché questa è una cosa che succede. Allora, la vancomicina è un farmaco che, infuso velocemente, soprattutto in vena periferica, dà spesso una reazione che in letteratura viene chiamata Redman syndrome, un rash cutaneo diffuso, che regredisce appena noi sospendiamo l'infusione. Il problema qual è? Che anche adesso c'è un po' più di sensibilità in questo senso, ma in passato tutti quelli che facevano questa reazione venivano diagnosticati come reazione allergica. Un paziente che ha una reazione allergica a un antibiotico è un paziente marchiato a vita, bollato per sempre, cioè si gioca quell'antibiotico per tutta la vita. Ed è un peccato giocarsi una risorsa, quale che sia, perché noi facciamo una diagnosi sbagliata di reazione allergica. Allora, se la vancomicina viene effettuata con una somministrazione corretta, possibilmente attraverso una via venosa centrale e in infusione più lenta, la possibilità che noi abbiamo una reazione infusionale di questo tipo, che magari scambiamo con una reazione allergica e tagliamo fuori il paziente dall'utilizzo di lipoglicopeptidi, perché poi l'allergia alla vancomicina possibilmente per paura si tira dietro anche l'allergia alla teicoplanina, l'allergia alla all'oritavancina, quello che vogliamo. Allora, se abbiamo degli accorgimenti nella modalità di infusione, possiamo evitare di perdere questa risorsa. Sui beta-lattamici in infusione continua, altro piccolo rilievo, mi sono piacevolmente reso conto che adesso in molti reparti, rispetto a diversi anni fa, estensivamente noi utilizziamo i beta-lattamici in infusione continua. Perché? Perché sono tranquilli, noi in infusione continua li possiamo fare, non hanno mai fatto male a nessuno, possiamo utilizzare anche alti dosaggi, e siccome sono antibiotici tempo dipendenti, sicuramente l'infusione continua ne massimizza l'efficacia, mantenendoli sempre a concentrazioni tali da poter effettuare il killing batterico. L'unica osservazione che vorrei fare, proprio strettamente per noi in azienda, è questa. Allora, in linea generale, tutti quei farmaci brand, cioè di cui abbiamo la molecola originator, per i quali è garantita la stabilità in infusione continua, noi possiamo andare tranquilli. Faccio un esempio per tutti. Ceftolozano tazobactam, Zerbaxa, è un farmaco che può essere somministrato in infusione continua, non è genericato, è un farmaco originator, può essere tranquillamente somministrato in infusione continua. La stessa cosa vale per esempio per la fosfomicina, per l'infectofos. Di altri farmaci che possono essere fatti in infusione continua, non c'è una certezza assoluta sui genericati. Esempio, piperacillina tazobactam. Piperacillina tazobactam, a seconda di qual è il generico che noi ci troviamo ad avere, potrebbe avere stabilità 24 ore, così come potrebbe non averla, e questo cambia da generico a generico. Quindi, se non abbiamo delle precise indicazioni di scheda tecnica, se noi abbiamo a che fare con un'infusione con un farmaco genericato, forse può essere possibile, preferibile l'extended infusion, cioè fare durare l'infusione 4 ore, 3 ore, 5 ore, poi staccare e mettere la nuova fiala, piuttosto che fare l'infusione continua.
Questo è l'associazione tra daptomicina e beta-lattamico. L'unica cosa che vi dico su questo è che anche in questo caso il beta-lattamico in associazione a daptomicina sembra aggiungere qualcosina in più in termini di outcome, anche perché sembra che l'associazione del beta-lattamico protegga inizialmente la daptomicina dall'insorgenza di resistenze. Quindi magari è possibile iniziare una terapia di combo e poi magari scalare a un farmaco solo. Qualche piccola curiosità, la dalbavancina appartiene a una nuova classe di farmaci, di lipoglicopeptidi, antibiotici per intenderci della classe della daptomicina, simili alla daptomicina, alla vancomicina, che sono caratterizzati dalla lunga emivita, per cui si chiamano long acting, nel senso che noi possiamo fare una singola somministrazione, magari una successiva a distanza di 2 settimane, e il farmaco si mantiene in circolo per lungo tempo. Quindi sono una risorsa molto buona, soprattutto per tutte quelle patologie che richiedono tempi lunghi di ricovero. Ora, questi farmaci hanno indicazione scheda tecnica solo per le infezioni di cute e tessuti molli. Però c'è un grande fiorire in letteratura di segnalazioni di utilizzo off-label per tante altre patologie, cominciare dall'osteomielite, per esempio, a tutta una serie di altre, tra cui per esempio anche nell'endocardite. Perché? Perché sono farmaci che hanno un'eccellente penetrazione in molti organi. Qua mi piace ricordare che c'è Andrea. Andrea ha fatto un protocollo, secondo me, veramente innovativo, salvando tra l'altro la vita al papà di una collega, con un'associazione per una polmonite da stafilococco aureo e meticillina resistente fra dalbavancina off-label, perché la dalbavancina non ha indicazione nella polmonite, associata a ceftarolina, in un paziente critico che aveva fatto tonnellate di antibiotici, che andava malissimo, che aveva l'insufficienza respiratoria, e in cui ha ottenuto un risultato brillante proprio perché la dalbavancina ha una eccellente penetrazione nell'LF, nell'epithelial line fluid polmonare, e raggiunge concentrazioni spesso battericide. La rifampicina, non so chi di voi la usa. Sulla rifampicina ci sono evidenze contrastanti. Sicuramente la rifampicina ha indicazione quando noi abbiamo materiale protesico, materiale estraneo. Perché? Perché la rifampicina è uno dei pochi antibiotici che penetrano molto bene nel biofilm. Il biofilm è la matrice idrolipidica che i batteri formano quando si appiccicano nei mezzi sintetici, quindi una protesi ortopedica, un device intracardiaco, un catetere venoso centrale. Il microorganismo cosa fa? Stratifica, produce questa matrice proteica, si infila là dentro, e l'antibiotico ha enormi difficoltà a raggiungere concentrazioni sufficienti a poter assicurare la clearance del microorganismo. Ci sono alcuni antibiotici che riescono a penetrare il biofilm e a esercitare la loro azione anche all'interno delle maglie del biofilm, sia in fase precoce che in fase sessile. La rifampicina è proprio una di queste. Infatti le linee guida ti dicono che deve essere usata solo nelle endocarditi infettive che includono materiale estraneo. Nelle altre forme, quindi nelle forme con valvole protesiche sostanzialmente. Le linee guida scrivono anche dopo 3-5 giorni di terapia antibiotica efficace. Non so se questo è un dato, a molti l'ho detto, è un dato diciamo noto a tutti. La rifampicina voi la iniziate subito assieme a altri antibiotici? Allora, in realtà questo non si fa. Perché? Perché la rifampicina è un farmaco che ha una grande capacità di dereprimere geni di resistenza. Quindi se un batterio ha un gene, è portatore di un gene di resistenza alla rifampicina, quando tu gliela dai ha grandi probabilità di dereprimere questo gene, e dopo 3-5 giorni la rifampicina non ti funziona più. Allora qual è la strategia? Siccome quando noi abbiamo una carica microbica, ovviamente non tutti i germi sono portatori del gene di resistenza, alcuni ce l'avranno, altri non ce l'avranno, e noi il problema l'abbiamo solo con i germi portatori di quel gene di resistenza.
Allora, qual è, diciamo, la strategia? La strategia è quella di ridurre il burden microbico iniziale, cioè noi iniziamo la terapia con un altro antibiotico, che poi sarà quello companion, cioè il farmaco di associazione, può essere la vancomicina, la daptomicina, quello che vogliamo. Quando noi cominciamo la terapia antibiotica, cosa succede? Se questi che vedete sono i germi e tra di essi ce ne sono alcuni che hanno il gene di resistenza alla rifampicina, appena noi diamo l'altro antibiotico, abbattiamo la carica microbica, quindi ammazziamo un sacco, e abbiamo una buona probabilità, fra quelli che abbiamo ammazzato, di avere ucciso pure quelli portatori del gene di resistenza alla rifampicina. Quindi riduciamo di molto la probabilità che appena diamo la rifampicina derreprimiamo il gene, perché i batteri portatori del gene in gran parte saranno morti. Per cui alcuni studi come questo, che è l'ARREST, questo è un trial famoso, che non hanno dimostrato beneficio dall'aggiunta di rifampicina nell'endocardite infettiva al stafilococco aureo, in realtà potrebbero avere il bias che la rifampicina veniva cominciata troppo presto, nei primi 3 giorni, e quindi non funzionava per questo. Questo è invece sull'associazione beta-lattamici. Altro piccolo particolare voglio dirvi: associare rocefin ad ampicillina, per esempio, o amoxicillina a ceftazidime, cioè una cefalosporina e una penicillina semisintetica, è un'associazione che non è frequente, che suona un po' strana, perché sono beta-lattamici, sono antibiotici appartenenti alla stessa classe. In realtà nell'endocardite, su alcune eziologie, come per esempio quelle da enterococchi, è un'associazione razionale. Perché? Perché i due antibiotici hanno effetto sinergico. Uno dei due satura le penicillin binding protein, che sono i meccanismi che consentono al batterio di fronteggiare determinate cose. L'altro riesce a penetrare all'interno della cellula batterica e agire. Quindi queste terapie di combinazione sono ammesse. E sul trattamento vorrei concludere con il problema durata. Perché la durata dell'antibiotico è, secondo me, un bias cognitivo nei confronti dei quali noi ci troviamo a confrontarci tutti i giorni. In che senso bias cognitivo? Un bias si chiama bias di commissione. Allora, il bias di commissione è la tendenza a preferire in determinati contesti l'azione piuttosto che l'inazione. Perché? Perché l'azione viene percepita come un qualcosa di meno pericoloso, meno grave rispetto all'inazione. Traslata nel campo dell'antibiotica terapia, cosa succede? Mettere l'antibiotico è facile. Io me ne accorgo, qualsiasi paziente arriva, sale in reparto, va in pronto soccorso, cominciarlo l'antibiotico perché c'ha la PCR alta è facile. Toglierlo è più difficile. Viene più forte, per cui molti trattamenti sono prolungati oltre misura. E allora vi riporto questa affermazione in questo editoriale pubblicato nel 2017 su British Medical Journal, in cui l'autore ci dice che l'idea che interrompere il trattamento precocemente aumenti l'antimicrobico resistenza non è supportata da evidenze, mentre prendere antibiotici più a lungo del necessario incrementa il rischio di resistenza. Quindi il rischio di resistenza aumenta se noi aumentiamo la durata, non se lo sospendiamo prima del tempo. E quindi l'espressione completa il ciclo, che si diceva prima, deve fare il ciclo completo di antibiotico, ormai è vecchia. Ah, qual è il ciclo? E invece il messaggio è: prendi l'antibiotico per la giusta durata. A questo proposito vi cito il POET. Il POET è il trial che è uscito sul New England qualche anno fa, che ha aperto la strada allo switch dei pazienti che fanno con endocardite infettiva e fanno terapia in vena al passaggio a terapia orale. Qual è il razionale di questo trial? Ovviamente il razionale è quello dei tempi di degenza. Cioè, un paziente con endocardite infettiva che si deve fare 6 settimane di terapia antibiotica ti occupa un posto letto per 6 settimane, è esposto a 6 settimane di terapia antibiotica in vena. Allora gli autori hanno effettuato questo trial randomizzando i pazienti: in un braccio c'erano quelli che facevano le 6 settimane, un altro braccio facevano un breve periodo di terapia antibiotica in vena e poi switchavano a terapia per bocca.
Il trial ha diverse limitazioni, secondo me anche diversi punti che suscitano perplessità, però sicuramente ha aperto la strada al concetto che in alcuni casi tu non hai la necessità di tenerti il paziente 6 settimane ricoverato, ma potenzialmente dopo 10 giorni, una settimana, 14 giorni, gli puoi dare la terapia a pillole e lo mandi a casa. Basta che ci siano queste condizioni, che sono quelle che ci dice Brad Spellberg in questo editoriale: se il paziente è stabile, non ha indicazione chirurgica, ha avuto la clearance della batteriemia, quindi se lo vuoi passare a terapia orale gli devi fare l'emocoltura di controllo e devi dimostrare che l'emocoltura sia negativizzata, se non ha sindromi da malassorbimento che gli ostacolano l'assorbimento delle pillole, è compliante a casa, le pillole se le prende, e tu hai una disponibilità di un'opzione orale realmente efficace, e questo lo vedi dall'antibiogramma, ovviamente, per questo io dico sempre ottenere la diagnosi microbiologica, allora in questi casi il paziente può andare a casa in determinate circostanze, ovviamente, e può fare la terapia domiciliare. Chiaramente è variabile da caso a caso, molto fa anche l'eziologia. Nel trial POET, per esempio, i pazienti con stafilococco aureo andavano tutti male. Quindi dipende ovviamente da vari fattori. Su questa tematica faccio uno spunto riguardo all'OPAT, che è un progetto che io vorrei portare avanti in fondazione quest'anno, se ci riesco. Cos'è l'OPAT? L'OPAT è l'opzione di terapia parenterale a casa, domiciliare, che può essere sviluppata in varie modalità ed è una risorsa per tutti quei pazienti che necessitano di ospedalizzazione prolungata solo per fare la terapia antibiotica. Cioè, se il dottore Cipolla ha un'endocardite e se la deve tenere 6 settimane piantata lì per fare la terapia antibiotica in vena, o deve andare a cercare la dottoressa Rubino per prenderlo in area di lungodegenza perché il paziente deve continuare una terapia lunga, allora se ci fosse la possibilità dell'OPAT, cioè che il paziente va a casa e fa la terapia in vena a casa, questo comporterebbe sicuramente una migliore gestione di risorse all'interno dell'ospedale. Al nord si fa, mentre qui al sud siamo un pochettino più indietro. Le possibilità sono diverse. Il paziente può avere un accesso, per esempio, quotidiano in ospedale in un regime diverso dal ricovero ordinario. Può avere montato un elastomero e venire ogni giorno a cambiare soltanto il farmaco e tenersi l'elastomero a casa, può avere che gli fa la terapia a casa, le possibilità sono diverse. Sicuramente noi, se riusciamo a strutturare un servizio per il quale alla fin fine serve solo un infermiere e un medico, fine, che però deve essere attivo ovviamente 7 giorni su 7, riduciamo i costi, abbiamo vantaggi per il paziente e riduciamo i rischi di ospedalizzazione. E il paziente potrebbe essere dimesso dopo aver completato i primi 10-15 giorni di terapia. E ultima cosa su questo, il discorso chirurgia. Perché? Perché molti pazienti con endocardite infettiva in realtà devono finire a chirurgia. Qui io vi ho portato un esempio e mi piace farvi vedere questa immagine perché mette a paragone l'efficacia dell'antibiotico in presenza di una sorgente infettiva non controllata. Cioè in molti casi, se non fai source control, la terapia antibiotica non ottiene assolutamente nulla. E allora spesso i chirurghi che ci dicono però, è troppo presto, prima sterilizziamo il paziente e poi ce lo mandate. E quindi poi invece finisce che magari quando tu glielo mandi il paziente è troppo malconcio, la valvola è tutta distrutta e non c'hai cosa fare. Di fatto, al di là di queste considerazioni speculative, gli studi, la letteratura ci dice che nel real world un significativo numero di pazienti che ha indicazione chirurgica da linee guida non va all'intervento. E invece altri studi come l'IS pubblicato nel New England ci dicono che i pazienti colpiti da endocardite infettiva che vengono operati precocemente hanno outcome sostanzialmente migliori piuttosto che aspettare e vedere se gli antibiotici sono efficaci. Quindi se c'è da fare source control, attacchiamoci al telefono, trasferiamo il paziente, perché se il paziente viene operato molto probabilmente avrà un outcome migliore. Sono all'ultimo topic, l'endocardite su dispositivi cardiaci elettronici impiantabili.
Allora, questo è un capitolo a parte, è un capitolo molto complesso, per la quale poi eventualmente, se volete, potremmo dedicarci una sezione a parte. Quindi io qui vi fornisco delle informazioni di ordine generale, ma non entro nel dettaglio perché c'è un mondo che sicuramente ci confonderebbe le idee. Allora, l'endocardite su dispositivi elettronici impiantabili è un problema. Perché? Perché ha un'alta mortalità, perché risponde male agli antibiotici e perché spesso il source control, cioè l'estrazione del dispositivo, viene fatta in ritardo. Questi sono i criteri dell'ERA che consentono di fare la diagnosi di endocardite su CIED. Anche qui, come per la diagnostica tradizionale dell'endocardite, tu hai sostanzialmente dei criteri maggiori e il criterio maggiore è quello microbiologico, cioè coltura positiva, e quello strumentale, che comprende chiaramente l'ecocardiografia, ma anche le metodiche di medicina nucleare. E poi ci sono i criteri minori, quindi tu puoi fare diagnosi di endocardite su CIED definita, possibile, oppure escluderla. Per vostra conoscenza, il fatto che non si veda per niente non importa, ve lo porto solo perché voi lo sappiate. Su UpToDate ci sono per l'endocarditi su CIED dei algoritmi molto carini e tra l'altro semplici da seguire, quindi in presenza di dubbi o di perplessità, se voi lo aprite e cercate paziente con sospetto CIED, trovate degli algoritmi molto graziosi e facilmente applicabili con tutte le risorse che noi abbiamo qui in ospedale, sia per la diagnostica sia per la terapia. Giusto a titolo esemplificativo, quali sono gli scenari che noi possiamo avere nell'endocardite su device impiantabili? Allora, uno scenario è l'infezione superficiale del sito di incisione, infezione superficiale della tasca. Un altro scenario è proprio l'infezione di cute e tessuti molli della tasca d'impianto, cioè un'infezione più profonda, sempre nel sito di impianto. Il terzo scenario è la vera e propria infezione del CIED o l'endocardite. Qua c'è una dicotomia semantica, ma per me il valore nosografico è lo stesso. Infezione del CIED e endocardite hanno lo stesso peso nosografico. E poi c'è il problema della batteremia senza clinica, cioè del paziente che ha emocolture positive, però c'ha una tasca che non c'ha niente e non c'ha evidenza di vegetazioni sugli elettrocateteri o sulla valvola. E che fai? Queste sono le linee guida dell'ERA che distinguono l'infezione di tasca dall'infezione sistemica. Allora, sostanzialmente, per grandi linee, l'infezione superficiale della tasca è un'infezione che è quasi è sempre, diciamo, un'infezione precoce, cioè che avviene in genere entro un mese dall'impianto, su vari capitoli, 1-3 mesi, però sicuramente un paziente che è impiantato 6 mesi fa, un anno fa, e che ha la tasca rossa e che ci fa male, non ha un'infezione superficiale della tasca, un'infezione superficiale del sito di impianto. L'infezione superficiale del sito dell'impianto in realtà non è un grosso problema, perché non c'è coinvolgimento dell'hardware, quindi voi fate la terapia antibiotica 7-14 giorni, monitorate il paziente e non c'è problema. L'infezione della tasca d'impianto invece è quella che si presenta più tardivamente con eritema, gonfiore, dolore, arrossamento, essudato o secrezione. Questa è infezione della tasca. Così come infezione della tasca, per definizione, si considera l'esposizione del device. Cioè, se noi troviamo device esposto, per definizione lo consideriamo infetto, perché è a contatto con l'ambiente esterno. Che si fa col device infetto? Si deve levare, quindi infezione di tasca del PM, del PM, del CIED, rimozione. Qua ci sono tutti i workup diagnostici, io chiaramente non voglio entrare nel merito. Ovviamente i principali cardini della diagnostica sono l'ecocardiografia transtoracica, ma anche transesofagea, e le emocolture. In presenza di dubbio possiamo andare alle metodiche di medicina nucleare, quindi la TAC PET con fluoro zossiglucosio, per esempio, o gli esami scintigrafici. Fino a quando c'è la tasca ammalata,
tutto sommato diciamo, la diagnosi può anche essere agevole. Il problema è che l'infezione sistemica del device si può presentare anche senza infezione evidente della tasca e con o senza vegetazioni. E qua sostanzialmente il discorso si complica. Il presupposto comunque sono sempre le emocolture positive, cioè se tu hai emocolture negative non hai l'infezione della tasca, molto probabilmente puoi stare più tranquillo. Qua io ho portato un caso di emocolture positive però con ecocardio normale e tasca normale, quindi paziente che ha la febbre, il defibrillatore, emocoltura viene un bello streptococco. Però all'ecocardio non ha vegetazioni e non ha problemi alla tasca d'impianto. Che fai? Allora, in questi casi ci sono... Ok, infatti non ci devi pensare per forza. La devi però considerare. Perché? Perché l'infezione del dispositivo ha una prognosi ovviamente non trattata sfavorevole. E quindi... teoricamente tu puoi in un caso del genere avere l'emocoltura positiva perché in realtà il device è infetto, anche se non te ne accorgi, e quindi è il device la sorgente di infezione. Oppure tu puoi avere un'emocoltura positiva perché il paziente ha un'infezione da un'altra parte che però fa un seeding del device, cioè andandosene in giro ti va a infettare il device. Terza possibilità invece che il device è pulito, è sterile e tu hai solo la batteremia sistemica. Orientarsi in questo senso chiaramente è importante, perché se lisci la diagnosi di infezione di device fai danno, altrettanto danno fai se togli un device che invece è pulito e il paziente ha un'infezione da un'altra parte. Qui andare a decidere può essere complesso. Ci sono molti elementi da prendere in considerazione, esempio l'eziologia, stafilococco aureo ad esempio è un microrganismo, e questo l'abbiamo visto anche in delle analisi retrospettive che abbiamo fatto qua in fondazione, che ha un'alta mortalità, direi altissima, nell'analisi retrospettiva di 48 mesi che abbiamo fatto sulle cartelle cliniche 2021-2022, le sepsi da stafilococco aureo hanno una mortalità da noi nella nostra casistica superiore al 90%. In genere stafilococco aureo già dà un orientamento, mentre per esempio coagulasi negativi, viridanti, corine batteri, cuti batteri possono anche essere contaminanti, hanno un peso nosografico più basso. Un altro punto di riferimento è se riesce a individuare un'altra fonte di infezione rispetto a non trovare niente. Spesso in questi casi o quasi sempre la medicina nucleare ci risulta necessaria. Chiaramente in questi casi, siccome ci manca il criterio strumentale, cioè se ecocardio negativo e medicina nucleare negativa, noi abbiamo solo il criterio microbiologico dei criteri ERA e quindi possiamo fare al massimo una diagnosi di endocardite su CIED possibile, non possiamo fare diagnosi definita e quindi decidiamo come comportarci da caso a caso. Qua ci sono tutta una serie di algoritmi sui quali noi ci possiamo anche confrontare qualora dovesse capitare una situazione o sulla quale possiamo dedicare degli incontri a parte. Però un suggerimento che mi permetto di dare è che in alcune di queste situazioni di endocardite su CIED forse può essere opportuno riferire il paziente a un centro che abbia l'endocarditis team, perché qua entrano in gioco tutta una serie di variabili in cui noi dobbiamo tenere conto dell'opzione cardiochirurgica, dobbiamo avere un esperto di imaging, dobbiamo avere un microbiologo, dobbiamo avere quello che estrae il device, possibilmente l'infettivologo. Quindi il mio invito soprattutto ai cardiologi, quando ci sono delle situazioni di sospetto di infezione di device in cui dobbiamo entrare in algoritmi particolari, che per carità troviamo in letteratura su UpToDate, possiamo anche confrontarci, io posso anche darveli, però può essere utile sentire un centro fornito di endocarditis team. Queste sono le quattro opzioni che vi ho fatto vedere: infezione superficiale, infezione isolata di tasca, infezione sistemica con vegetazioni o senza vegetazioni, endocardite su CIED.
Due parole sui gram negativi, che sono rara causa di endocardite. Serrazia, acinetobacter e pseudomonas rendono ragione di una percentuale attorno al 5-10% delle endocarditi. Le altre sono tutte ad altre eziologie. Quindi, in presenza per esempio di emocolture positive per questi microrganismi, se noi abbiamo metodiche di imaging negative, tasca clinicamente indenne, potremmo pensare per esempio di fare una terapia antibiotica per 10-15 giorni, monitorare il paziente e non andargli a levare il device. Questo è un altro di quei algoritmi carini su UpToDate che consiglio sull'approccio al reimpianto, perché poi spesso un altro quesito è: ma la terapia antibiotica per quanto tempo la deve fare dopo che eventualmente è stato reimpiantato? Perché se togli il device poi dovrai anche reimpiantarglielo se il paziente ne ha bisogno. E qui ci sono tutte le raccomandazioni. Anche là dipende molto dalla eziologia. E in genere noi andiamo fino a da due settimane a 4-6 settimane dall'ultima emocoltura negativa. Quindi il messaggio è: se vi rientra un paziente da un centro di cardiochirurgia che ha fatto una sostituzione di device, facciamo immediatamente l'emocoltura di controllo, stabiliamo un tempo zero e da quel tempo zero noi possiamo partire per la conta delle settimane di terapia antibiotica a seconda dell'agente eziologico che era stato ritrovato sui campioni precedenti. Questi sono altri algoritmi. Io ho finito, mi permetto solo, se volete, di consigliarvi due letture secondo me illuminanti. Una è questa, sono le Wiki Guidelines sul management dell'endocardite infettiva. Le Wiki Guidelines sono delle linee guida sviluppate in maniera indipendente, quindi al di fuori, diciamo, del contesto standard internazionale delle linee guida, che hanno l'obiettivo di fare chiarezza in tutti quei punti che nelle linee guida presentano una difformità fra forza della raccomandazione e livello di evidenza. In questo gap, che è spesso incerto, queste consensus statement, che raggruppano esperti ovviamente a livello mondiale in materia, si confrontano attraverso anche mezzi telematici, attraverso gruppi sociali, scambi di mail, quindi senza applicare le rigorose classiche metodologie delle linee guida, forniscono un set di linee guida indipendenti che io vi consiglio, perché le ho lette e sono aggiornate, sono realistiche, sostenibili, a differenza di quanto spesso viene dalle linee guida internazionali, e forniscono sicuramente le indicazioni molto utili. L'unico problema è che sono su argomenti limitati, cioè in questo momento questi progetti sono in fase di sviluppo, quindi noi le abbiamo per le endocarditi, le abbiamo per esempio per le infezioni osteoarticolari o per i pazienti neutropenici, non li abbiamo per altri argomenti. La seconda lettura che vi consiglio è questa review seminale uscita su JACC qualche mese fa, carinissima, perché riporta 6 casi clinici di endocardite infettiva che coinvolge device elettronici cardiaci impiantabili e declina paradigmaticamente, caso per caso, sostanzialmente tutto quello che io vi ho sintetizzato nella parte sul endocardite su CIED. Con questo io concludo, faccio i ringraziamenti alle persone che mi hanno aiutato, supportato nello sviluppo, nell'idea, nella realizzazione di questa presentazione, e vi ringrazio per l'ascolto.